Segundo a tradição católica, o arcanjo Miguel teria aparecido ao bispo de Simporto no ano de 490 e ordenado a construção desse santuário para o culto de seu louvor. Muitos papas e santos visitaram esse santuário, que é o mais famoso em todo o mundo. No dia 24 de maio de 1987, o Papa João Paulo II esteve lá e ali fez um importante pronunciamento, reafirmando a existência e a ação do demônio e também a importância da proteção de São Miguel contra suas maldades. Por que Deus teria escolhido este local para a devoção a São Miguel Arcanjo e aos espíritos celestes? Não sabemos, mas sabemos que certamente ele quis nos mostrar a importância da devoção ao grande arcanjo São Miguel, para proteger a cada um de nós e a Igreja dos ataques do demônio. E agora, depois de mais de um século, essa espada é retirada e sai em procissão pelas ruas da Itália contra a peste, juntamente com o Santíssimo Sacramento. Que você possa também levar esse vídeo para seus familiares, para sua casa, pedindo essa bênção de São Miguel através desse vídeo. Passe para os seus grupos de amigos no WhatsApp, para todas as suas redes sociais, para que você também possa receber essa bênção. Presente qui nell'ostia santa, ti imploriamo per intercessione del glorioso San Michele Arcangelo, che un tempo ci liberò dalla terribile peste e ora non mancherà di intercedere presso la Santissima Trinità per la salvezza da questo contagioso male. Con questa convinzione invochiamo il suo aiuto con le parole dell'Arcivescovo Alfonso Cuccinelli pronunciate in questo santuario nel 1656. Michele Arcangelo di Dio, è ormai sopra di noi il flagello di Dio che giustamente meritiamo per i nostri peccati e i nostri delitti. Ma noi, tuo popolo e pecorelle del tuo ovile, cittadini del Monte Gargano, dove tu per dono divino volesti che fosse stabilita la sua celeste sede, ora contriti di cuore, compunti d'animo, con spirito mestissimo, fiduciosi unicamente in te, principe degli arcangeli, prostrati in adorazione con alti pianti e lacrime in questo sacro luogo dove si posarono i tuoi piedi beatissimi, ti supplichiamo affinché ti degni difenderci, proteggerci, strapparci dal fragello della pandemia. Così genuflessi, veneriamo le tue pietre. Avvenga, avvenga. Amen, amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Prega per noi, San Michele Arcangelo, e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Signore, la potente intercessione del tuo Arcangelo Michele ci protegga sempre e in ogni luogo, ci liberi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Tantum ergo sacramentum, veneremur celui, ed anticum documentum, novo cedat ritui, est et fides supplementum, sensum. Sceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo, concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all'agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.